exotica. Buonasera, siamo di nuovo qua, ci siamo visti 10 minuti fa e adesso continuiamo le nostre interviste con questi nostri scrittori emergenti e anche un po' meno, tutti molto interessanti, devo dire, e la scrittrice che ospitiamo adesso ha scritto tante cose, ha scritto 3 romanzi, ha scritto 2 raccolte di racconti, 2 libri per bambini, 2 raccolte di poesie, insomma chi più ne ha più ne metta, come dire, ha toccato quasi tutti i generi della scrittura, diciamo, e stasera però ci presenta il suo libro più recente e più bello forse, non lo so, questo lo chiederemo a lei, che si chiama Le confessioni di una concubina. Lei è Roberta Mezza Barba, eccola qua. Ciao Roberta. Buonasera Paolo. Bene, bene, diciamo che stando qui con voi sto anche meglio. Ah sì? Perché ti mettiamo questa... La condivisione è meravigliosa, il fatto di riuscire ad uscire pure stando dentro casa, in questo momento queste cose sono mi aprono il cuore, quindi... il motivo è questo. È vero. Allora, raccontaci un po' questo libro, Le confessioni di una concubina. Raccontaci un po', è un parolone. Allora, questo è l'ultimo romanzo uscito, è uscito il 10 di settembre del 2020, quindi stavamo forse con un piede fuori, un piede dentro dalla pandemia, ma comunque ho voluto lasciarlo libero. È un romanzo di vita, però è un romanzo cattivo, è un romanzo che tratta i temi della violenza domestica, della violenza psicologica e anche fisica. E diciamo che è un romanzo che ho scritto senza coscienza di scrivere questo romanzo, perché di norma preparo delle scalette. Mi pongo una meta, un arrivo che poi magari la strada che percorro per arrivarci non è quella che mi ero ripromessa, ma ne trovo un'altra, però diciamo che più o meno negli altri scritti sapevo dove volevo andare a parare. Qui avevo iniziato a scrivere, avevo qualche brano che mi piaceva, perché a volte scrivo delle pagine così semplicemente per il suono delle parole che vengono una dietro l'altra. E poi a un certo punto la storia mi ha preso completamente la mano e è andata dove ha voluto. E io diciamo che ho subito e ho sofferto insieme alla protagonista, che si chiama Misia. E spesso mi viene chiesto, ma quindi non sei tu che decidi dove quello che vuoi scrivere? Questa volta non è successo. È stata veramente una cosa disarmante, perché l'ho scritto di getto e poi quando l'ho riletto, quando l'ho terminato, mi sono liberata in un pianto dirotto di gioia, di emozione, non so come altro definirlo, però è stata veramente un'esperienza toccante e credo che questa esperienza toccante sia passata attraverso la penna, certo, perché certo. I riscontri che ho da parte dei lettori sono... a volte non riesco a leggerli tutti di filato da quanto mi emozionano, quindi ma è così, ti posso dire che anch'io, come dire, ho scritto qualcosa, soprattutto un romanzo che, come dire, si poi andava da solo praticamente e mi sono molto immedesimata anch'io nella protagonista, e tutta la passione che mi ci metti poi la sentono tutta. Non,
non è nemmeno un pochino rimane, diciamo, nella carta. Ecco. Dunque, vabbè, non ci vuoi raccontare nient'altro perché vuoi lasciare tutto molto, Beh, come dire. diciamo che credo che sia quasi d'obbligo fare questa cosa perché mi è successo di prendere parte ad alcune presentazioni e a sentire raccontato un romanzo per poi leggerlo e ricavarne tutt'altra impressione. E la cosa che vi posso dire, ad esempio, un elemento che mi va di svelare a chi ci sta ascoltando e a chi ci ascolterà poi in differita, è che tutta quanta la storia è legata da un quaderno scarlatto dove Misia scrive delle poesie. Infatti, il romanzo è infarcito, è mescolato con 21 liriche, con 21 poesie. Che non sono all'inizio di un capitolo o diciamo all'inizio di una parte, ma fanno parte della narrazione, cioè lei riesce a narrare, a farci capire perché questo libro è scritto in prima persona, quindi è lei che vi racconta quello che accade e lo fa anche in poesia. E questo l'ho fatto in maniera un po' vigliacca perché vedo che tante persone la poesia non la gradiscono. È Allora ho vero, fatto come la verdura tra le polpette dei bambini. Ho cercato di farlo. Devo dire che l'esperimento è riuscito perché tante persone mi hanno detto: cavolo, non mi sarei mai pensato o pensata di leggere poesie e di ricavarne quello che ne ho ricavato. Quindi ecco, questo quaderno scarlatto che è il depositario delle confessioni di Misia, che diventa la scintilla di quello che succederà ad un certo punto e poi lei lo verrà dopo. Quindi questo è il filo scarlatto, non rosso in questo caso, che lega, diciamo, tutta la narrazione. E infatti vedo il commento di Federica Infatti. De Luaur che dice: la bellezza e unicità sono le liriche. Grazie Federica, grazie mille. Allora, io adesso facciamo un intermezzo brevissimo, poi ti lascio nelle mani di Valentina, che andrà un po' a scavare un po' più nell'intimo tuo, ma non solo nell'intimo tuo, ma anche nel libro, ovviamente. Allora, aspetta, 2 secondi. Vai. E ciao Roberta. Buonasera. Buonasera. Allora, carissima Roberta, cominciamo con delle domandine un po' così per scaldarci un attimino. Semplici, semplici, tanto per capire un po' chi è Roberta, eccetera, eccetera. Intanto ti chiedo subito, dolce o salato? Salato. Piccante magari anche. Sì e no, meglio salato. Meglio Salato, salato che piccante, sì. salato, salato. Salato, sì. E se tu fossi un piatto, che piatto saresti? Un bel piatto di rigatoni alla matriciana. Ammazza, una cosa, come si dice dalle nostre parti, leggera. Sì, leggera, facile da cucinare, che unisce, che piace un po' a tutti, quindi insomma Brava. una cosa semplice più che altro, non adoro gli artifici, Ma le quindi... cose semplici lo sai che sono le più difficili da fare? Perché Sì. non puoi sbagliare. No, infatti. Infatti. Sembrano facili solo in apparenza. Guarda, c'è Ortensia che ci dice: la bellezza del libro sta nel farci immedesimarsi in alcune situazioni. Quindi è proprio quello che hai Grazie. detto tu prima. Ma noi Ma noi. adesso parliamo del fatto che Roberta, se fosse una canzone, quale sarebbe? Allora, guarda, se fossi una canzone oggi, sarei Sogni appesi di ultimo. Ah, e perché? Perché io credo che lui l'abbia scritta per me quella canzone.
Addirittura. Oppure l'ha scritta per se stesso e la mia anima è molto affine alla sua. Racconta la storia di una persona, di un ragazzo che era sempre quello, vogliamo dire, bullizzato, come vogliamo dire, insomma, non era mai al centro dell'attenzione o quant'altro, e poi a un certo punto si ritrova all'Olimpico con 300.000 persone e lui dice dalla parte degli ultimi per arrivare primi. È una bella cosa, per cui passare una vita, diciamo, in secondo piano per poi avere la propria rivincita. Ecco, Brava, bravissima, hai preso nel centro. una cosa che capita spesso, purtroppo, eh? Ma No, no, ci fa. per fortuna, non purtroppo, Valentina, per fortuna. Sì, sono d'accordo con te, anche perché forgiano queste cose, no? Sì, molto, e soprattutto ti imparano a trattare da pari tutte le persone, perché non basta salire un gradino per sentirsi differenti. Questo è poco ma sicuro. Poi sai, non so se nel tuo caso, ma nella maggior parte dei casi l'evoluzione porta anche a una maggiore consapevolezza di se stessi ed è quella che fa la differenza alla Sì, fine, vero. È come sapere quanto ci vuole per guadagnare una pagnotta di pane o averla gratis. Non hanno lo stesso sapore, secondo me. Quindi no? No. metterci impegno per arrivare, fatica per arrivare ad un certo punto, ti fa apprezzare il percorso e ti fa avere forza di continuare ad andare avanti. Sicuramente sì, sono perfettamente d'accordo. Una cosa, io so che tu ami l'arte in generale, quindi non solo la scrittura, è vero o no? E soprattutto, che ruolo ha nella vita, nella tua vita, l'arte in generale? Allora, innanzitutto tana per me, perché mi hai preso proprio in pieno. E l'arte per me, guarda, te la spiego con questo romanzo. Ora siamo in versione verticale, non lo vedi tutto, lo prendo qua. Allora, l'arte per questo romanzo, la copertina è un dipinto di una mia carissima amica di Udine, di una pittrice visionaria che si chiama Francesca Cragnolini. Bellissimo. Unitamente a questo dipinto, non mi è bastato unirmi con la pittura, ma anche con la musica, perché due carissimi amici, un chitarrista e un pianista, hanno composto due brani per il romanzo. Quindi il romanzo è uscito, per chi lo acquista sul mio sito, con un CD di musiche, alcune musiche che mi hanno accompagnato nella scrittura, un brano che è anche citato all'interno del romanzo di Giovanni Allevi. Comunque sia. La musica, la scrittura, la lettura, la pittura sono comunque, secondo me, tutte inscindibili e imprescindibili. E le migliori presentazioni che io ho mai fatto sono state quelle insieme a pittori e musicisti, unitamente ai miei scritti. Sono perfettamente d'accordo con te e anzi questa idea di mettere i due brani musicali nel tuo libro, secondo me è un'idea eccezionale. No, ma è stato meraviglioso come mi sono arrivati, nel senso che questi due amici mi hanno mandato un WeTransfer, ciascuno a distanza di pochi giorni, senza che io avessi chiesto nulla, e il chitarrista ha composto un brano che si chiama Misia, e il pianista ha composto un brano che si chiama Pioggia di Luglio, cioè un pezzo del libro che racconta di una sera che Misia torna a casa. E si bagna e sente la pioggia addosso e apre la finestra del bagno dove voleva farsi la doccia e non apre l'acqua perché vuole sentire la pioggia. Quindi sono stati due regali enormi e li ho voluti dividere con i miei lettori perché secondo me ascoltando anche questo CD che io regalo insieme al mio libro si possono rendere conto, cioè vengono avvolti ancora di più, cioè l'atmosfera è come una coperta calda stretta intorno alle spalle, credo. Raccontare che cosa mi ha accompagnato durante la scrittura. Certo, e in un qualche modo anche quello che ha ascoltato la tua protagonista, per certi Sì, versi. perché Misia è molto legata alla musica. Misia da bambina frequentava una scuola di musica, poi a un certo punto i genitori hanno deciso che quell'hobby la estraniava e l'hanno iscritta a fare un corso di ginnastica dove lei era sempre l'ultima e quindi. Diciamo che la musica è un'arte da solitari, diciamo, non sempre, Anche la non scrittura. Beh, sempre.
Sì, infatti. Infatti, però ci Devo sono dire che. dei momenti di aggregazione, Valentina, meravigliosi, sia nella musica che nella scrittura. Infatti, dicevo a Paola prima che gradisco molto questi incontri e cerco di non nicchiarne nessuno, cioè faccio le capriole, ma cerco di esserci sempre perché questo è quello che possiamo fare in questo momento. Certo. Poi più avanti faremo presenza e remoto. Ma io spero che faremo il prima possibile presenza, anche perché, come tu sai meglio di me, il contatto anche fisico in un certo senso è È molto bello. importante, sì. Volevo farti veramente i complimenti perché a me piace tantissimo la copertina del tuo libro. Devo dire che è indovinatissima, tra l'altro, e esprime molto bene quello che è il titolo e poi anche il contenuto, naturalmente. Ma sai che spesso mi viene detto che prima e dopo la lettura se ne ricavano impressioni completamente differenti guardando gli occhi di questa donna che sta in copertina? Però ha uno sguardo mistico, nel senso che non si sa se è uno sguardo che guarda al futuro e che comunque è triste per il passato. Si potrà scoprire solo leggendolo, Valentina. Io Ma noi dobbiamo sono lasciare la riuscita. loro di mistero. Giustamente. Lei, beh, io se posso dire la mia, in questo sguardo della copertina ci vedo tanta malinconia. Oltre, vabbè, alla tristezza, queste cose, però è uno sguardo veramente malinconico, a mio modo di vedere, e me ne vado. E di queste macchie che vedi sul viso, di queste, cosa ne pensate? Cosa vi fanno pensare? Questi colori sparsi sul viso? Allora, a me fanno pensare ai dolori che può aver sopportato. Beh. Ma io ti dico la verità, non so perché, ma mi viene in mente il trucco delle geishe del Giappone, che anche loro, a modo loro, vivono una realtà molto difficile e molto particolare. Quindi, e hanno questo trucco, soprattutto la bocca, alle volte anche le gote, eccetera. Non so perché, ma mi è venuto in mente il Giappone in questo caso. Magari Poi è una c'è mia. stato chi mi ha detto, Valentina, che gli richiamava un pagliaccio sfatto, quindi il voler Anche, divertire senza. certo. Mio figlio, ventenne, 3 parole al giorno, non di più, quando gli feci vedere questo dipinto, perché io ho l'originale, ho l'olio Che di meraviglia! questo. Sì. E mi ha detto una cosa che mi ha fatto pensare tantissimo. Mi ha detto, mamma, lo vedi l'azzurro che c'ha sugli occhi? Questa persona sta male. Perché è fredda, non lo Certo. so, diciamo, si offre a tante interpretazioni. Io infatti credo che se qualche libraio lungimirante mettesse questo libro su uno scaffale, Misia si venderebbe da sola, perché Misia ti chiama. Sì, è vero, perché ha uno sguardo molto intenso, indubbiamente, che poi uno possa vederci quello che gli pare, ed è Qualsiasi giusto che cosa, sia così, certo, certo. Io è la tanti libri, grandezza. Valentina, li acquisto per la copertina. Cioè, ci sono dei libri che mi chiamano e bisogna essere anche onesti però quando si mettono in piedi le copertine, perché io non posso mettere un nudo e poi parlare di cucina. E per questo io le mie copertine le scelgo da sola, cioè la casa editrice e i libri che mi sono autopubblicato, cioè io non transigo il fatto che qualcuno metta becco sulla copertina, su come deve essere impaginata, su quello che ci deve essere scritto, per esempio questo messaggio che c'è scritto dietro, un giorno sarai felice, ma prima la vita ti insegnerà ad essere forte, doveva essere questo, punto e stop, perché io so che cosa ho scritto, so che cosa voglio comunicare. Molto più di un grafico. Roberta è una donna tosta e l'abbiamo capito. E secondo me, magari certe cose no, ma c'è qualcosa di te in questa Misia o no? Anzi, io penso che ci sia molto di te in questa Misia. Sì Ma o lo sai, Valentina, questo è un altro must, cioè un'altra domanda che è autobiografico, ci sei tu. Io credo che dietro ad ogni personaggio che ogni scrittore scrive c'è qualche piccolo seme. Hai presente i quadri che facevano i grandi pittori in cui trovavano in un angolino sempre posto per dipingersi, era la firma, no? Quindi probabilmente questo è vero, ma è vero anche che scrivendo
ho la possibilità di avere delle reazioni a delle cose che succedono nella vita che mai farei. Quindi, diciamo, è duplice, nel senso, a volte mi firmo con magari chi mi conosce trova anche, no, il pensiero, diciamo, personale. Però la maggior parte delle volte la tentazione è quella, e la tentazione diventa proprio peccato, nero su bianco, di raccontare e di agire magari come non avrei mai fatto nella mia vita. E infatti lo scrivere in maniera in prima persona e leggere anche ti dà la possibilità di vivere tante cose che non avresti potuto vivere altrimenti. Certo, certo. Dicono sempre che leggere molti libri significa vivere molte vite, quindi sì, penso che siamo sulla stessa lunghezza, no? Sono d'accordissimo. E tra l'altro, però, il fatto di avere qualcosa di te è in un senso diverso, a mio modo di vedere, nel senso che quando tu prima parlavi di Misia, lo facevi con la dolcezza con cui una donna o una persona in generale parla quasi di una figlia o di una nipote molto stretta, o comunque di una creatura alla quale è molto affezionata, che vede, che, cioè, è quasi tangibile in un certo senso, o no? Quasi da... È così per tutti i protagonisti dei miei scritti, ma io in maniera scherzosa i miei libri li chiamo i miei figli di carta, le mie creature di carta, quindi a maggior ragione lo sono i personaggi, perché... la follia dello scrittore lo porta ad avere vicino a sé il personaggio, o i personaggi non sono mai sola, io sono sempre in compagnia dei personaggi a cui ho dato vita, e questa è una cosa meravigliosa, soprattutto quando scrivo di loro, perché quando scrivi una storia parlando di un personaggio o di più personaggi comunque che fanno parte della storia, il fatto di immedesimarsi, di sentirla vicina questa persona. Mi è successo leggendo, figurati scrivendolo, una certo. storia. Ma tra l'altro qui tu, il tema del tuo libro, di questo tuo libro, è un tema molto forte, molto sentito e purtroppo molto attuale in questo periodo. Quindi scriverne non è così semplice, credo. Io non so se riuscirei. Io ti dico una cosa, come dicevo prima a Paola, non è stata una cosa assolutamente voluta, e spesso mio marito quando tornava a casa mi trovava acciaccata, se mi passi il termine, proprio ammaccata, e mi chiedeva, e dopo le prime due o tre negazioni, alla terza partivo, sai, Misia, e lui le prime volte, sì, chi è, una tua collega? No. Poi oramai era entrata a far parte della famiglia, e ti dico che ci sono stati dei pezzi, chi l'ha letto, che ci sta seguendo magari potrà capirmi, in cui veramente mi tremavano le mani sulla tastiera nello scrivere. Però l'ho voluta portare a fine questa storia e ne sono estremamente orgogliosa, guarda, tantissimo, perché questo libro causa... Delle reazioni stranissime. Io ho ricevuto delle confessioni da parte di donne che io non conoscevo. Tu sai, su Messenger ti può scrivere chiunque, anche persone che non hanno la tua amicizia, e mi hanno raccontato delle storie agghiaccianti, dicendomi: sei la prima persona a cui lo racconto. Ho ricevuto dei messaggi di uomini che mi hanno detto: mi vergogno di essere uomo, non pensavo che si potesse arrivare a questo. E quindi queste sono le conferme che una storia e un'autrice aspettano. Assolutamente sì. Penso che uno scriva per questo, in un certo senso. Sì, oltre che per trasmettere il proprio pensiero, naturalmente. Sì. Non tanto per soldi, ma proprio per far conoscere quello che hai dentro e che riesci a mettere in un libro. Guarda Paola, se dovessimo scrivere per soldi andrei a fare la manchena da qualche parte, andrei a fare, cambierei completamente mestiere, però sì. Io ti dico che quando ricevo una recensione o un semplice messaggio, perché tante persone non conoscono il fatto di recensire su Amazon piuttosto che su piattaforme che possono indirizzare altri lettori a leggerti,
ma per me anche il rapporto uno a uno è meraviglioso, è benzina, alimenta il mio moto continuo, cioè mi fa capire che ho qualcosa da dire, che ho qualcuno che mi ascolta. E è meraviglioso questo, è meraviglioso. Era il mio sogno di bambina. C'è chi sognava, c'è chi sognava Eter Parisi, Lorella Cuccarini. Io sono nativa di un piccolo paese in provincia di Viterbo, Farnese, 1500 anime, a confine con la Toscana, sì, proprio due gattini. E spesso con i miei venivamo a fare spesa a Viterbo, dove poi io abito adesso, nella cittadina, insomma. E io, quando passavamo davanti alle librerie, mi dovevano tirare via a forza. E il mio sogno era quello di vedere un mio libro in vetrina. E ti dico che Viterbo, la mia città, dopo i primi anni, con le confessioni, le librerie di Viterbo hanno iniziato a tenermi, e più mi tengono e più mi vendono. È una cosa, anche perché letto questo, gli altri vogliono leggere gli altri libri, gli altri romanzi. E Certo, è certo. è meraviglioso vedere gente che non ti conosce, scoprirti e essere legati dalle storie. È quello che sognavo, è il mio sogno fatto realtà. È il sogno della bambina che c'è in te. Sì, vero. È molto bello però, Sì. Anche perché la scrittura richiede passione, richiede tempo, richiede sacrificio, richiede tante cose. Non è solo mettersi lì a scrivere e bim bum bam. Non funziona così, almeno. Non so se questa sia anche la tua esperienza, ma penso di sì. Beh, diciamo che, ascoltami, quando si finisce di scrivere un libro si inizia, perché scrivere un libro in questo mondo fatto di tanti libri, di tante proposte, di tanta mondezza, di tante cose belle, inizia lì il lavoro vero. Il lavoro vero è la promozione, è il farsi conoscere, è il far girare la copertina, il far girare il tuo bel visino. E purtroppo le piccole case editrici, sono completamente assenti in questa parte, in questa porzione, e quindi se l'autore non è abbastanza motivato, non è abbastanza, come posso dire, non si rimbocca le maniche e si spoglia dai panni dello scrittore e veste i panni del Del PR, promoter. sì. Sì, sì. E non si va. Io all'inizio mi sembrava una prostituzione questo fatto di promuovermi, perché se io ho scritto mi leggeranno. Poi ho capito che non funzionava così, ho capito che mi dovevo rimboccare le maniche e ficcare dentro alla massa fino al gomito, se non un pezzettino più su. Però Vero. ti dico che dopo un po' di tempo di miagoli nel buio si hanno tante soddisfazioni, e poi è come andare sotto una pianta di ciliegie, una ne tira l'altra, un lettore ne parla con l'altro Il famoso passaparola, no? Sì. Però diventa una piena che non si ferma più. sai, penso che i lettori sentano anche un po' quello che tu trasmetti, perché come dicevi prima, tanti scrittori si fermano purtroppo, ma anche, cioè, senza fargli una colpa, perché magari uno è anche un po' timido, non riesce a superare la sua timidezza, eccetera. I lettori, soprattutto per quanto riguarda gli scrittori, chiamiamoli emergenti o comunque che non sono prodotti da grandi case editrici, purtroppo se tu non ti fai vedere, non sanno che ci sei e non ti leggono, ma magari non perché non vogliono leggerti, perché non sanno che tu ci sei. E quella è la Infatti. filosofia, purtroppo, che andrebbe un pochino modificata, in modo che anche persone come te, che scrivono con passione, con amore, bene, e curano anche il prodotto a 360 gradi, per cui la copertina, le canzoni, le liriche, eccetera, sono prodotti di altissima qualità che meritano di essere visti e soprattutto di essere letti. Certo. Sì, Che ma non hanno io. nulla di meno di prodotti fatti da Feltrinelli Grandi, piuttosto che da altre case esatto. editrici molto Ma lo grosse, sai qual è il anzi. problema, Valentina? Non è la casa editrice, perché anche le grandi case editrici che lavorano a doppio binario, no? Hanno la parte per i nomi, per la Littizzetto, per Rocco Casalino e via discorrendo, e quelli per tutti gli altri. Il problema è la promozione non te la fa nessuno. Certo. Quindi,
Perché io ho deciso che voglio sfondare, voglio vendere 1000 copie, poi mi verranno a cercare, a quel punto io dirò no grazie. Sì, perché o te la fai tu, come dire, sì. E ti fai il mazzo, perché purtroppo sì. È così, oppure se ti affidi ad un'agenzia di stampa ti chiedono... Sì, ma io non sono Elettra Lamborghini, io mi chiamo Roberta Mezzabarba, no, figlia no, di ho capito, Artigiani, però, quindi però dico, ti, non me lo ti posso... chiedono... Non me lo potrei permettere. Infatti, e poi ti dico anche una cosa, che spesso e volentieri determinate agenzie letterarie creano dei mostri e creano finzione, perché non c'è quello che raccontano dietro, quindi forse anche un modo di donarsi. Io, a me piace tantissimo, piaceva tantissimo fare presentazioni di persona. Del primo romanzo, della Lunga Ombra di un Sogno, io da me venduti mano per mano, perché ho fatto 24 presentazioni, ho venduto 1500 copie da sola, però... oltre quelle della casa editrice, oltre quelle degli store online e quant'altro. Perché? Perché se tu superi la timidezza, e credetemi che io, se la bambina Roberta vedesse Roberta adesso qui, andrebbe lunga proprio direttamente, perché non, cioè non, è una cosa inconcepibile fare un discorso di questo genere. Però se ti dai, se affascini, se racconti, se ti lasci avvicinare, io sono stata decine di volte nelle scuole senza vendere un libro, ma i ragazzi, io sono anche presidente di un premio letterario nella mia città, Tuscia Libris, i ragazzi delle scuole hanno partecipato perché c'era la scrittrice, e questo è meraviglioso, perché tu riesci a mettere un seme dentro a un terreno vergine, incolto, e forse c'è la probabilità che riesci a cavarne qualcosa. Lo scorso anno uno di questi ragazzini ha vinto il premio Penne in Erba, per me è stato come se ne avessi vinti io di mio, capito? Quindi bisogna darsi, per avere bisogna darsi, sembra strano ma è così. No, guarda, è una legge matematica, è proprio sì. Così. Sì. Non è strano, è una cosa matematica. Io penso che anche i grandi scrittori, quelli che poi sono arrivati al successo, prima abbiano fatto gavetta, certo. Lasciamo perdere i politici che scrivono. Vabbè, libri, quelli sono scrittori, quelli sono prestanome. Bravissimo, appunto. Parliamo di scrittori, penso che abbiano fatto la loro bella gavetta e che si siano dati ben da fare per arrivare a un certo punto, chi con maggiore e chi con minore, ovviamente, fortuna. Nel tuo caso, guarda, c'è anche Antonio che è uno scrittore bravissimo, deve ancora pubblicare, ma è uno scrittore bravissimo, lo saluto. Ciao Antonio. Grazie mille Antonio, non ti conosco ma ti ringrazio delle parole che hai scritto. Lui è una persona che, guarda, veramente ne sa. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque Roberta, io credo che tu stia facendo un percorso eccezionale. Non tutti riescono a farlo, perché non tutti hanno la forza di farlo, perché ci vuole anche quella, sai. Non è così semplice mettersi in gioco di fronte alle persone. Sì, c'è anche da dire che in questo periodo storico col Covid, eccetera, è tutto molto più difficile, nel senso che quando si potevano fare le presentazioni di persona era un'altra cosa, nel senso che cioè, quello che tu riuscivi a trasmettere non riesci a trasmetterlo ora. Sì, infatti, era un'altra cosa. Sì. Torneremo a farle, non disperiamo, ragazzi, dobbiamo essere positive. Ma noi siamo positive. Paola, che io mi sono creata un sito per far avere i lettori libri con le mie dediche. Perché un libro con la dedica, ho scritto per Paola, penna amica, per Valentina, ribelle di natura, cioè è un'altra cosa. Io sono certo. Un'attrice, io lo so che cosa significa. Allora, se non lo posso fare di persona, guardandoti negli occhi, almeno per adesso cerco di farlo in questa maniera. Cioè, bisogna, solamente gli stupidi non si adattano, bisogna essere come le canne. La canna non si spezza, arriva la piena, la canna si piega e poi quando la piena non c'è più si ritira su. Io spero certo. Che questa piena finisca presto, perché io personalmente ho un desiderio struggente degli occhi delle persone che mi ascoltano, come vedi Paola annuisce e mi ricorda
le persone sedute davanti a me che annuivano mentre parlavo, oppure magari si adombravano quando dicevo qualcosa che non piaceva. Questa cosa mi manca tantissimo. Però diciamo che l'essenziale è non perdere la voglia di fare. Guarda cosa scrive Antonio. Posso, Paola? Sì, no, è che io mi ero un attimo distratta. Mamma mia, che meraviglia. Che dietro il libro c'è di più, e questo è quello che cerca, no? Lo scrittore è la verità dietro la fiction, e lei arriva, lo leggerò per lei. Cioè, ok, Maria, io esco, come dice quella tipa in televisione. Valentina, io esco. Hai visto? Dopo questa non ho più null'altro da dire, mi si sono seccate le parole sulla lingua. Tra l'altro, tutte le copie che sono presenti in Librerie Ribelle hanno la firma di Roberta. Sì, io le ho mandate autografate perché hanno una... Tu pensa, quando io invio le copie per i concorsi letterari, io le autografo tutte, perché tanto vanno nelle librerie, vanno nelle biblioteche, vanno a servizio, oppure magari se li tiene qualche giurato, non lo so, però secondo me a me piacerebbe di più avere questa è Lucia Lobianco, è una carissima amica di siciliana con cui ci siamo scambiati la prefazione dell'ultimo libro di poesie mio e l'ultimo libro di poesie suo, e mi scrive: non vedo l'ora di conoscerti personalmente. Adesso scende una lacrima. Siamo... ecco. Siamo a posto. Sì, sono belle cose, davvero. Allora, non mi ricordo di come eri interrotta, però vai Paola. Vabbè. Non importa. Aspetta che c'è un altro messaggio. Un bacione. Ecco. È il bello della diretta, ragazzi, che se c'è tutta questa interazione, che non saremo dal vivo, però dai, qualcosina riusciamo a fare. Infatti io ho invitato tutti a rompere gli indugi, a fare domande, cioè io ho chiesto ai miei follower, madonna come parlo scelta, mamma mia, di porre domande, cioè di intromettersi, perché le presentazioni è vero che hanno il loro perché con le persone con cui si interagisce, però c'è questa possibilità di digitare, di scrivere, quindi bello anche questo, no? Assolutamente sì, infatti è bello quando in una trasmissione come la nostra, ad esempio, arrivano diversi messaggi. Tra l'altro noi facciamo anche delle interviste un po' diverse dal solito, per cui c'è proprio questa possibilità e c'è uno spazio per farlo, non è un'intervista classica e canonica, ecco. Giuliana Brentagni, Brentegani, scusami. Veronica, ciao Roberta. Veramente penna amica. Ciao penna amica. Scoperto durante un concorso letterario in cui ero giurata, ho letto il suo romanzo e sono svenuta perché mi è piaciuto tantissimo, quindi vabbè, si fanno anche così le conoscenze, dai. No, guarda, io ho conosciuto un sacco di persone meravigliose in questo periodo che sto con la Libreria Ribelle, devo dire la verità, sono molto contenta. Tra l'altro persone con cui instaurare dei rapporti di amicizia, ma anche di collaborazione e soprattutto di sostegno. Tentamento reciproco. Paola è una di queste, ad esempio. Bene. Mi tocca. Perché stai facendo più matura, hai capito? Così la trattengo un po'. Aspetta che c'è un altro messaggio. Qualcuno o qualcosa ti ha ispirato nella storia? Stavolta la risposta è non lo so, perché io la storia non sapevo, ripeto, continuo a ripetere questa storia, questa cosa che è vera, io non sapevo dove voler andare a parare. Volevo parlare di una donna che non era completamente soddisfatta dal suo rapporto matrimoniale, ma tutto pensavo forse di andare ad inerpicarmi in una narrazione di questo genere, perché credetemi, scrivere le scene di violenza è stata una cosa che l'ho fatta in maniera quasi in trance, a livello di incoscienza proprio, perché io, ringraziando il Signore, non ho mai subito né avuto persone vicino che hanno subito questo, però purtroppo, come diceva prima Valentina, se basta accendere la radio, il televisore, che sono storie che si sentono e quindi...
Credo che immaginare una cosa di questo genere mi spaventava, però l'ho voluta tirare fuori, l'ho voluta raccontare e è stata un'esperienza particolare. Gli altri romanzi vi potrei raccontare da dove ho preso spunto, dove è stata la scintilla. Questo la scintilla non l'ha avuta. È stato semplicemente un desiderio di raccogliere un po' di brani che avevo scritto e poi da lì è uscito il mostro da dentro la pancia e ha deciso lui quello che io dovevo fare, perché spesso le storie diventano esse stesse la guida e il suggeritore. Ovviamente. Sì. E tu sei solo un tramite. Sì, vero, verissimo. Lo diceva anche a Levi, tra parentesi, sta cosa, che lui è un tramite della musica. Lui è la strega, no? La strega capricciosa che è la musica. Esatto. Io ci credo tantissimo in queste cose. Per esempio, se posso permettermi, adesso sto scrivendo, sono a una buona metà, tre quarti del quarto romanzo. È un romanzo che si va ad impelagare nello storico, cioè parlerò di Giulia Farnese, l'amante di Papa Borgia. L'unica cosa che si conosce di Giulia è questa. Il grande pubblico conosce questo, ma Giulia è molto altro, Giulia è tanto altro. Ho studiato come una pazza, e sono andata a visitare i luoghi dove lei è nata, dove ha vissuto. E Giulia mi è entrata nella pancia direttamente, quindi sto raccontandola come non l'ha fatto mai nessuno e credo che Giulia mi abbia cercato. E vi spiego anche perché. Giulia è nata a Capodimonte sul lago di Bolsena, qui in provincia di Viterbo, e io il primo libro, La lunga ombra di un sogno, è ambientato in parte a Capodimonte sul lago di Bolsena e poi si sposta in Sicilia. Il secondo libro si chiama Legami e ci fermiamo al titolo. Il terzo libro si chiama Le confessioni di una concubina. La concubina chi è? L'amante di qualcuno. Quindi il lago di Bolsena legato a una concubina mi porta a Giulia Farnese. Io, ditemi quello che volete, però... è così, non si può dire nulla, non diciamo nulla. Sono successe tante cose nel frattempo che, diciamo, ho deciso e ho studiato, perché per quasi un anno non ho toccato penna, perché ho letto tipo 4.000 pagine, ho letto tutte le bugie che sono state raccontate su questa donna. E quindi diciamo che a volte l'idea è tua, a volte l'idea ti viene dal percorso che stai facendo. Certo. Quindi Giulia... C'è sempre qualcosa... Un influsso. Sì, sì. Che va oltre te alle volte. Vero, vero. All'inizio mi opponevo, non volevo crederci. Però nel senso che credere che c'è qualcosa al di là, no, di quello che è la percezione della realtà a livello proprio di ispirazione, di contatto, non è semplice. E non è semplice nemmeno raccontarlo. Però c'è, e poi quando arriverà Giulia ve lo spiegherà lei, perché la prefazione del romanzo l'ha scritta Giulia. Ah beh, se l'ha scritta Giulia... Sì. Non possiamo dire nulla. Volevo fare in un'altra maniera, ma non è stato possibile, quindi... che devo non dire? Non puoi, Roberta, devi mettertela via, mi dispiace. Be maior minor cessat, quindi insomma, esatto. È arrivata lei, tutti zitti. Allora, senti, io chiuderei la trasmissione perché siamo stati un po' lunghi, diciamo così. Si diverte. Sì, infatti. Ringraziamo Roberta perché è stata una piacevolissima conversazione, devo dire. Non diciamo comprate il tuo libro perché, come dire, l'abbiamo... lo comprano tutti. Guardino la copertina, lo comprano. Perché vengono attirati. Allora, ringrazio Valentina, ovviamente, e tutta la gente di Se possibile, Paola, un'ultima cosina. Allora, Le confessioni è tradotto anche in spagnolo e c'è anche l'audiobook e ho firmato il contratto con la casa editrice internazionale e con il traduttore per l'inglese. Quindi vai! Stamattina proprio, quindi ho detto, vedi, stasera diamo la notizia...
al popolo e al comune, quindi... Roberta spacca, questo qua se va fuori Italia, te lo dico. Esatto, esatto. Io ci credo tantissimo, stretto questa collaborazione con questa casa editrice internazionale che non chiede denaro, con traduttori che non chiedono denaro, ognuno mette il suo, io metto la mia storia, la casa editrice mette la sua competenza per la stampa e diciamo tutto quello che necessita, e il traduttore mette la sua traduzione, e secondo me e si dividono poi gli utili, di quello che entra si divide in percentuali differenti a seconda dello step, diciamo, di copie che hai venduto. È un sistema meraviglioso per uscire dai confini italiani. Madonna, certo, è una soddisfazione. Quando arrivano i libri scritti in un'altra lingua che io non capisco, lo spagnolo ha un suono meraviglioso, per esempio, l'inglese proprio ha una lingua, cioè, al di là di quello non capisco, però comunque è bello. Scusate la parentesi. Vai, tranquilla, è una bellissima notizia. Figurati. Allora, ti facciamo tanti auguri per il tuo percorso internazionale. E noi ci vediamo sabato con la seconda puntata su Datona, Città Magica, alle 17:30, sempre qui. Se ci vuoi essere, Roberta, guarda, ti sorprenderemo con effetti speciali. Parleremo di esoterismo. E ho visto le locandine, ero già alle 18, ho una premiazione in remoto, ma mezz'ora sono con voi. Dai, dai, dai. Bene. Salutiamo tutti e grazie Roberta. Alla prossima. Grazie Paola. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Mio.